possiamo parlare del libro del comando, se prima non diciamo com'era il paese Bagnaia in quegli anni, nel 1908. Assieme a Checco, il capraio, appunto, che ha avuto in mano il libro del comando, c'era un altro personaggio molto inquietante e misterioso, che veniva dall'Himalaya ed era il detentore dei fogli dell'oracolo della forza astrale. È venuto qui perché aveva un appuntamento preciso, doveva consegnare a un fanciullo, Mario Field, questi fogli. E al paese questo personaggio così singolare lo chiamavano Padre Giuliano, ma in vero era l'eremita di Bagnaia. E l'altro invece era Checco, appunto, il capraio. Questi due si sono incontrati, hanno vissuto lo stesso momento, si sono incontrati e forse si sono dette tante cose che non sapremo mai. Nello stesso tempo, negli stessi anni, viveva anche una persona che non posso non narrare la sua storia perché è la fonte di tutti i miei racconti. E non solo questo pastore, ma di tutte le streghe del Montecchio e di tutti i libri che ho scritto. Si chiamava Zia Mattia. Zia Mattia era una creatura particolare, bisogna conoscere la sua storia. Il padre di Zia Mattia, in vero, si chiamava Mattia ed era lui il Mattia della famiglia, però a un certo momento, quando è rimasto vedovo, aveva questa bambina che non sapeva dove lasciare questa creatura. Allora, siccome faceva il carrettiere, cioè attraversava tutta la Tuscia dalla mattina fino alla sera, e per tutta la Tuscia lui trasportava uomini e cose. E quindi portava anche sua figlia a cassetta avanti con lui perché non sapeva dove lasciarla. La bambina quindi è cresciuta con il padre, con questo Mattia, e con Ascanio il cavallo. A un certo momento della sua vita, aveva 16 anni, il padre si è ammalato ed è morto. È rimasta sola questa ragazza, ormai che era diventata grande, non aveva altro che aveva ereditato soltanto il carretto e Ascanio, il cavallo. Che cosa poteva fare? Non sapeva fare altri mestieri che quello, era stata tutta la vita sopra questo carro, per cui decide di continuare il lavoro del padre. Però non poteva farlo essendo femmina, c'era un problema che le donne non potevano fare il carrettiere all'epoca e quindi la ragazza intelligente com'era decise di trovare uno stratagemma, indossa le braghe del padre, il ferraiolo del padre che la copriva tutta e anche un cappello a falde larghe che portava sempre il padre, la copriva qui fin sopra gli occhi. E così vestita sale a cassetta pronta per continuare il lavoro del padre, l'unica cosa che sapeva fare. E a suo dire, anche le testimonianze che ho sentito, sembra che nessuno al paese si era mai accorto della sostituzione. Quella figura a cassetta, in fondo alle scale della chiesa che aspettava i clienti, quella figura vestita di scuro per tutti era sempre solo zio Mattia. E così continuavano a chiamarlo zio Mattia, c'è da prendere il grano, c'è da prendere le ulive, zio Mattia qua, zio Mattia là, e lei ha continuato a fare questo lavoro per circa 30 anni della sua vita. Poi quando non ce l'ha fatta più ha smesso, però gli è dispiaciuto di smettere di fare quel lavoro perché gli piaceva tanto, soprattutto non solo perché girava con tutta la Tuscia con questo carro e quindi vedeva tutti, conosceva tutti i boschi, le campagne intorno, conosceva tutta la zona, ma anche perché durante il lento tragitto, quando era carica, per esempio quando era carica di grano, quando era carica di bigonci di ulive, il committente che le sedeva accanto in questo lento tragitto, in questi sentieri assolati oppure gelidi secondo la stagione, gli raccontavano le storie del posto, di tutta la Tuscia. Lei sapeva tutte le leggende antiche della Tuscia, non per niente mi ha raccontato tutto sulle streghe del Montecchio, ma l'unico personaggio maschio di cui lei mi ha narrato, l'unico personaggio maschile è questo Checco, questo capraio. Le altre sono tutte storie al femminile, perché si conoscevano sia Mattia e il capraio. Lui si incontravano nei sentieri, a volte lei fermava il carro,
col cavallo e faceva passare lui con tutte le pecore, sapete, i sentieri erano stretti. Altre volte lui fermava tutto il branco e faceva passare lei con il carro, quindi si scambiavano queste gentilezze. All'epoca si era molto più umani di adesso. E la sera, quando a volte lui portava le capre a pascolare, nelle sorgenti, per esempio nella cascata di Chia, andava spesso, perché lì ci sono anche dei mulini, due mulini, uno ad olio ed uno per il grano. E lei portava appunto questi sacchi al mulino e aspettava che il grano diventasse farina, aspettava tutto il giorno, aspettava che le ulive diventassero olio, non tornava al paese, aspettava perché faceva un unico viaggio e quindi poteva parlare tutto il tempo con Checco. Poi si fermavano lì all'osteria, bevevano forse un bicchiere di vino, forse due, e poi si narravano le storie. Mangiavano il pane che avevano portato da casa, si scambiavano quello che avevano, insomma c'era un'amicizia, una complicità. E proprio a lei, proprio sia Mattia, Checco ha narrato questa storia, la storia appunto di come ha avuto il dono. Ma non ho detto cosa ha fatto sia Mattia quando era stanca di lavorare perché non ce la faceva più a scaricare, sapete, fare il carrettiere non si tratta di guidare il cavallo e basta, c'è da caricare la merce che è pesante, a volte è pesantissima, e c'è da scaricarla. Quando è arrivata a 50 anni lei non ce l'ha più fatta, allora si è svelata, si è fatta vedere da tutti, che fino a quel momento per tutti lei era un uomo, era zio Mattia e basta. Si è svelata, si è fatta vedere che era una donna. Passato il momento di stupore iniziale, al paese per tutti, anche dopo, quando lei campava facendo maglioni di lana, che lei stessa conciava, poi infilava, conciava e pitturava con i colori naturali. Quando campava così per tutti, ormai era sempre zia Mattia, cioè l'unica differenza è che invece di chiamarlo zio Mattia, la chiamavano zia Mattia. Questa è l'unica grande differenza della sua vita, per il resto è rimasto tutto uguale. Allora, dicevo, un giorno ha raccontato il capraio a zia Mattia come ha avuto il dono. Il dono, non so se sapete, ma il dono viene tramandato dal guaritore al predestinato, si dice che venga soffiato all'orecchio perché non deve essere, nessun altro deve sentire la frase. Deve essere soffiata all'orecchio del predestinato nel momento della morte del guaritore, perché non ci devono essere in mezzo dei giorni che questo dono abbia due proprietari, cioè il dono è uno solo e deve essere tramandato in quel momento preciso. E a Francesco nessuno aveva tramandato questo dono, però lui era un guaritore. E molti si chiedevano come e quando era successo questo momento magico, chi gli aveva dato, trasmesso questo potere. E zia Mattia lo sapeva perché gliel'aveva raccontato proprio Checco in uno di questi incontri all'osteria. Sembra che la leggenda narra, ormai è diventata leggenda, la leggenda narra che una notte Checco, sognando, forse credendo di sognare, perché non siamo sicuri, se sognava o se era in trance, perché gli oggetti di cui andrò a dire stavano lì nella camera, sognando vede uno strano portale con due anfisse fradici che lo sorreggevano. E questo portale era il portale di una caverna. Lui ci guarda dentro, ma non entra, vede questo portale. Poi si accorge che questa caverna sosteneva una piramide, una grossa piramide. E guardando in alto si accorge che questa piramide aveva della scalea, una scalea immensa che la portava sopra fino all'altare. Ma questa scalea si diramava, bivio, cioè di colpo diventavano due scale, lui doveva scegliere quale scala prendere. E guardando si accorge che una scala portava alla luce, alla felicità, alla salute mentale e fisica dell'uomo.
L'altra scala portava, nell'altra scala guardando attentamente vedeva sangue, dolore, terrore. E in quel momento lui doveva scegliere quale scala salire. Intanto che stava per decidere, all'ingresso del portale, una musa bellissima, parimenti vergine, prostituta, angelo e demone, regina e ladra, scandalosa e magnifica, ballando, era arrivata dal sentiero. A passi di danza veniva con l'invisibile velo di Maya sul volto, mentre i capelli tatuati dal vento erano tenuti fermi da una corona intrecciata di Edelweiss. Intanto che danzava, la figlia di Zeus teneva tra le mani di neve un mazzo di tralci della preziosa vite selvatica che simboleggiava e simboleggia l'inizio di una nuova nascita. La musa, vestita solo di polline e spore, indossava bracciali alle caviglie e in punta di piedi ballando si era avvicinata al suo letto e mentre si sentiva solo il tintinnio dei gioielli, senza svegliarlo, piegata su di lui, gli aveva sussurrato in tono ieratico all'orecchio i segreti della magia, i miti e le istruzioni per pratiche mistiche, accompagnando il tutto con una misteriosa formula. Prima di andarsene tra la brezza leggera e la luce della luna che entravano prepotenti dalla finestra aperta, gli aveva regalato a volte nelle foglie della vite una manciata dei frutti del nocciolo, il magico albero delle fate. Poi, era sparita nel nulla. All'alba, quando si sveglia, Checco, convinto di aver sognato, riprende la sua giornata di sempre, beve la sua tazza di latte, si prepara per andare a prendere le capre allo stabio, è pronto a staccare il ferraiolo, pronto a staccare il ferraiolo dal chiodo, si prende il cappello, ma poi si ferma sulla porta perché sentiva che gli usciva dalle labbra una frase, la stessa che aveva sentito cantare nel suo sogno e guarda sul comodino, vede appunto i tralci della vite e questa manciata di nocche. Incredulo, un po' stupito, ma non più di tanto, si ferma sulla porta e decide di fare una prova. Vuole provare se quello che pensa è possibile o è solo un'illusione. Torna dietro, prende questa manciata di nocche, li apre, li trita un po' e poi va in cucina. In cucina c'era una civetta che lui aveva raccolto tempo addietro durante un temporale. La civetta era caduta dal nido, era piccola, era caduta dal nido e si era tutta frantumata, tutta, ormai non aveva più nemmeno i peli sul petto, ma soprattutto aveva un'ala spezzata. Lui, Checco, l'ha curata, l'ha guarita, ma l'ala non è riuscita più a sistemarla, per cui questa civetta non volava, la teneva sul posatoio in cucina con lui da tanto tempo. Così gli dà a mangiare alla civetta, gli dà a mangiare queste nocche, con l'altra mano accarezza l'ala, lo aveva fatto già centinaia di volte questo, nel tentativo di guarirla. Ma quella volta, intanto che la carezzava, sussurrava la frase della musa. E incredibilmente la civetta si solleva in volo, senza neanche finire di mangiare le nocche, si solleva in volo e va sul ballatoio della finestra. Quando è lì si volta come a ringraziare e poi si lancia e se ne va. Incredulo, Checco resta per un momento sorpreso, ma non tanto, perché subito capisce che la musa gli aveva sussurrato la famosa frase del dono, la frase magica che guarisce ogni male, e non solo i mali del corpo, ma anche i mali, era anche come uno scongiuro contro l'invidia, la cattiveria, i mali della mente, la malattia più terribile dell'uomo, appunto. E lui finalmente capisce questo. Da quel momento in poi tutti al paese, e non solo, nei dintorni anche, si rendono conto che il ragazzo aveva ereditato
questo potere del dono, ma anche se nessuno sapeva come, perché non l'aveva mai rivelato, solo zia Mattia lo sapeva. Da quel momento passarono molti anni. Lui andava in transumanza in Maremma con tutti i caprai del posto, e la Maremma in quel tempo era, diciamo, la casa della malaria. I pastori la mangiavano col pane, la malaria, perché quando andavano ad abbeverare le bestie, la malaria stava lì, nel fango, nasceva da lì. E quindi tutti erano così malati. E si racconta che una volta, sapete, in Maremma all'epoca la Maremma era piena di briganti, famoso il Tibursi. Sembra che Checco avesse, diciamo, guarito dalla malaria anche Tiburzi, ed era protetto quando andava con le capre, era protetto da queste, diciamo, dai briganti, che erano i briganti buoni, che dicevano che toglievano a chi aveva tanto per dare a chi non aveva niente. Per cui per la gente all'epoca non erano briganti ma eroi, ecco. E questo appunto è tanto. Come guariva la malaria diciamo, è una cosa che non si può non dire, perché è troppo favolosa, è troppo importante. Lui, il malato, lo curava a questo modo. Intanto lo curava una notte di plenilunio, ci doveva essere la luna. E la mattina, prima di quella notte, lui scendeva in un fosso, perché doveva essere un posto con tanta acqua, ma doveva essere un posto ogni volta nuovo, per ogni malato aveva bisogno di un posto nuovo. E quindi andava in questo fosso e sceglieva una pietra abbastanza grande, piatta, che scorreva, dove scorreva l'acqua. Sceglieva la pietra, quando era tutto a posto, sicuro che quello era il posto giusto, aspettava la sera e prendeva il malato, anche se aveva la febbre alta e non ce la faceva, lui lo sorreggeva per le spalle. Scendevano dal greppo per fare prima, per non farlo camminare tanto, e arrivava lì dove aveva posizionato, dove aveva visto questa pietra, e cominciava a fargli fare avanti e indietro, sorreggendolo per le ascelle, questo malato, avanti e indietro, e ripeteva una frase. Intanto che andava nel fosso, andando, aveva con lui un bastone bruciato, cioè la punta era diventata come un carbone. Passando segnava un segno su questa pietra, al ritorno segnava un altro segno, e ancora intanto ripeteva le frasi. Alla fine di tutta una nottata di avanti e indietro sotto la luna, sopra quella pietra si era formata una sorta di stella a 5 punte, un pentagramma che a lui serviva per il rituale. E quando aveva finito tutta la stella, il rito doveva essere finito, allora in un ramo che pendeva il più vicino possibile alla stella legava un filo di lana. Quel filo simboleggiava la malaria, questo filo di lana. Intanto diceva: qui ti leggo e qui ti lascio, ti ripiglio se ripasso, se mai ripasso. In questo modo la malaria sarebbe rimasta lì aspettando. Così era. Però non basta questo, tutto questo va accompagnato dalla formula che solo lui conosceva. E in questo modo, al rito finito, prendeva il malato e tornava a casa. E il malato risultava guarito, perché la malaria era rimasta in fondo al fosso ad aspettare. Quello dell'acqua poi lo vedremo ancora per tutti i riti che Checco usava l'acqua. Perché l'acqua è fonte di rinascita, fonte di vita, sorgente del tutto. Senza acqua non ci sarebbe la vita né sulla terra né altrove. Così passarono molti anni. Alla fine, 30 anni dopo, Checco, che ormai era famoso per tutta la Tuscia e non solo, erano i primi anni del Novecento, 30 anni dopo appunto che Checco aveva fatto tutti questi, diciamo, queste guarigioni, stava pascolando in transumanza nelle cascate di Chia e contemplava la magnifica caduta di acqua che c'era, che c'è ancora da quelle parti, chiedendosi che cosa fosse, che cosa sarebbe stato tutti i suoi rituali se non ci fosse la magica acqua, eterno simbolo di morte e rinascita. Questi sono alcuni dei rituali che lui faceva.
Allora, buttando da un'altura un'ampolla di acqua raccolta al lume della luna e dunque magica, il malato con quell'offerta sacrificale agli dèi della foresta e del cielo puliva la terra e similmente, intanto che gettava via assieme all'acqua il suo dolore e ogni altra sofferenza, puliva se stesso. Un altro rituale rimasto famoso al paese è questo. Durante la malattia, che usava a dire che lavava il male, con acqua di sorgente o con acqua piovana che conservava gelosamente in un apposito vaso per libagioni, acqua raccolta solo nelle notti di plenilunio, recitava la sua formula segreta e, segnato il male, faceva uscire da casa l'infermo che a piedi e da solo doveva arrivare a un bivio, gettare dall'altro lato della strada l'acqua impura e, come un alchimista, una volta trasmutato il male in bene, poteva tornare a casa finalmente guarito. Era lì che stava pensando a tutto questo quando gli pare di sentire correre nell'aria un brivido, qualcosa di strano. Si guarda attorno, non vede niente, pure gli alberi tremavano. La terra tremava, le foglie secche tremavano. L'incredulo continua a guardarsi attorno, ma non c'è nessun altro segnale, tutto è ritornato normale. Allora riprende a guardare la cascata, incantandosi di nuovo, quando proprio dalle acque della cascata gli appare il suo destino. Il suo destino gli appare sotto la forma di una donna fantastica, una creatura meravigliosa che, come una sirena, fuoriusciva dall'acqua. Lui la guardò per un momento, poi tanto era bella, e che per pudore abbassa gli occhi e si accontenta di guardarla riflessa nell'acqua. Questa creatura meravigliosa che aveva un'aureola stellata che cangiava e con gli ultimi riflessi del sole sembrava che volesse accecare tutta la foresta. Era vestita dalla vita in giù, aveva il seno nudo e questi veli che galleggiavano nella parte sull'acqua, questi veli lunghi che galleggiavano sull'acqua, e aveva qualcosa in mano. Veniva questa Venere, così chiamiamola, veniva verso di lui. Lui resta per tutto il tempo a testa bassa, finché a un certo momento gli domanda: "Non so se sei vera, se esisti, se sei quella che vedo, oppure sei solo uno di quegli incantesimi che da qualche tempo mi rapiscono. Ma pure se non so chi sei, se non so il tuo nome, mi basta sentirti e io ti sento. Ti sento respirare e, guardandoti, anche solo riflessa nell'acqua, il mio polso, il mio cuore batte forte, ogni mio dolore svanisce, ogni paura svanisce, ogni pena svanisce, ogni dubbio svanisce. Ma se ci sei veramente, se non sei una chimera, parla, parla con me e con me solo, parla." E la chimera risponde: "Io sono solo quella che vedi. Ma tu resta così, pastore, non mi guardare. I tuoi occhi mortali non potrebbero sopportare a lungo la mia luce, potresti bruciare." La voce arrivava a lui limpida come l'acqua e soave come una carezza. La dea riprese: "Lasciami bisbigliare al tuo orecchio e ascolta attentamente quello che dico. Io sono la madre di una tribù antichissima di vergini amazzoni, le sacerdotesse guerriere che vivono da sempre nelle caverne di questa valle. Se non hai mai sentito raccontare dei prodigi delle mie figlie, certamente avrai sentito i canti misteriosi che intonano per far nascere il giorno dopo la lunga notte." Intanto che parlava, la dea sfogliava un libro. Checco, nel silenzio totale, sentiva solo il fruscio dei fogli di pergamena, finché all'improvviso anche quel leggero rumore finì e un pesante silenzio cade tra loro, rotto soltanto dal belare del gregge radunato nel recinto. Infine il pastore, ritrovata la parola, disse: "A volte riesco a sentire quei canti, dimmi, posso fare qualcosa per te?"
devi portare senza mai aprirlo questo libro al vecchio della caverna, l'eremita che vive nella grotta delle stelle. Solo questo? Sì, ma ricorda, devi consegnarlo nelle sue mani senza mai aprirlo. Ecco, questo è il messaggio. Poi, da quel momento in poi, la dea non ha più parlato. Restarono in silenzio tutto il tempo finché il sole proprio tramontava e quando, solo quando fu notte fonda, mi mise in mano questo libro. E in quel momento, che ecco come risvegliatosi dal torpore, decide di andare a cercare subito questa grotta. Si guarda attorno e dalle braci del suo fuoco ormai quasi spento, raccoglie un tizzone, inventa una torcia. Accesa la torcia, la notte pareva più chiara e si distingueva l'ombra di ogni stelo. Persino i fantasmi non osavano uscire, tanta era la luce che emanava, pure per niente era serenato. Tenendo il misterioso libro stretto in una mano e il lume nell'altra, inizia a scendere la valle. Con i brividi alla schiena e l'impressione di navigare nell'Acheronte, anzi, con la sensazione di galleggiare dentro un primitivo cordone ombelicale, percorre il tenebroso cunicolo scavato nella roccia. Il rumore delle pale dei mulini ad acqua che confinavano con la galleria, girando in perpetuo, muovevano le pesanti macine di pietra. La loro eco, rimbombando centuplicata, attraversava le pareti rocciose e, simile al ruggito di un vulcano in eruzione, pareva volesse trascinare a valle alberi e rocce, compresi i recinti con tutte le capre. Una volta finalmente fuori dal tunnel, inizia la ricerca della caverna. Thank you.